Viviana, c'è stata un'intercommissione tra la terza commissione e la quinta di cui tu fai parte. Nei giorni in cui si parla di barriere architettoniche, vedere questo sottopasso in queste condizioni non è certo confortante. Sì, assolutamente Pietro. Con la quinta commissione e la terza, come ricordavi, si sono, diciamo, riunite più volte. Abbiamo fatto già due commissioni congiunte alla presenza del vice sindaco, che è anche assessore al decoro urbano, ma anche con i vertici di Reset, per cercare di, ovviamente, diciamo, mettere una pezza, una toppa su tutta una serie di situazioni che sono veramente incommentabili. Noi, diciamo, abbiamo fatto politicamente la nostra parte e abbiamo comunque segnalato tutta una serie di problematiche gravi, però, come si può vedere, qui abbiamo un problema strutturale ed è necessario assolutamente che l'amministrazione attiva provveda, e quindi anche gli uffici provvedano alla chiusura intanto di questo, diciamo, sottopasso, perché è assolutamente pericoloso, perché quello che è successo può risuccedere, può riaccadere, e quindi dobbiamo assolutamente Pericolosità prevenire. che si rintraccia anche sui marciapiedi della zona, alcuni dei quali non esistono proprio, diversi completamente dagli alberi. Assolutamente, noi, tu dicevi le barriere architettoniche, noi su mia proposta in Consiglio Comunale abbiamo approvato nel 2020, il 2 dicembre 2020, proprio ricordando la giornata della disabilità, un ordine del giorno che voleva stimolare, anzi impegnare l'amministrazione a realizzare i cosiddetti PEBA, sono i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sono dei piani che la legge impone ai comuni dal 1980. Quindi sono passati oltre 35 anni, diciamo, e quindi è il rischio sarebbe il commissariamento. Ormai dall'anno successivo, diciamo, rispetto a questa legge, i comuni inadempienti sono a rischio commissariamento. Devo dire che molti comuni d'Italia purtroppo non si sono adeguati, ma ce ne sono anche altri in Sicilia che invece hanno, quantomeno si poteva intraprendere questa strada dal 2021, insomma l'anno scorso. Era auspicabile iniziare a intavolare una discussione con i tavoli tecnici che oggi chiede la nostra garante per le persone con disabilità. Chiediamo anche alla residente, Maria Cazzaizzo, che Sì, non vuole. noi siamo stanchi di non poter usufruire di questo sottopassaggio, perché è nelle condizioni in cui tutti vedete. In più, come abbiamo visto insieme alla capogruppo Movimento 5 Stelle Viviana Lo Monaco, in via Placido Rizzotto i marciapiedi sono quasi impraticabili perché gli alberi hanno divelto tutto. Il pensiero va a quelle persone diversamente Sì, abili a quelle che. persone che poverine non possono magari attraversare normalmente un marciapiede perché si trovano magari in carrozzina o in altro modo e, no, e devono stare per la strada a rischio appunto di Anche le essere persone falciate, anche le anziane, persone anziane, i i bambini che bambini, tornano è da scuola. chiaro.